l'attualità del messaggio di San Giovanni Paolo II nelle parole di Don Giuseppe Abbascià, rettore della Concattedrale di Bisceglie, in occasione della consegna del riconoscimento dei riconoscimenti dedicati al santo che viene dall'est, Francesco Rossi. Don Giuseppe, oggi si celebra ancora una volta i 100 anni di Papa Giovanni Paolo II. C'è un ricordo personale legato al pontefice? Beh, un ricordo personale vero e proprio non c'è, perché nell'anno in cui la nostra diocesi era stata ospitata in udienza, purtroppo per una grande nevicata, siamo rimasti a mezza strada, quindi non c'è un contatto, non c'è stato un contatto diretto con quest'uomo. Però mi permetto di dire che appunto il centenario che stiamo vivendo ci ricorda l'uomo che ha caratterizzato il secolo scorso, non solo da un punto di vista appunto religioso, ma anche da un punto di vista di dialogo con il mondo intero. È stata una grande figura ed è questo innegabile. Si pensi all'89, al muro di Berlino, al 98, alla visita alla Cuba di Castro, quindi un uomo che ha lanciato ponti e che ha raggiunto tanti. Ecco, è questo che vogliamo celebrare, non solo i suoi 100 anni, ma l'uomo di quel secolo, è l'uomo che ha dato uno slancio alla Chiesa e alla storia tutto particolare. Cosa resta oggi del suo messaggio apostolico? Beh, direi questa impronta di dialogo che è iniziata con il Concilio Vaticano II in maniera forte, ha ricevuto un nuovo impulso e che continua ancora oggi nel Magistero e nell'insegnamento dei pontefici che lo hanno seguito. Quindi ecco questo dialogo che, per riallacciarci al tema di quest'anno centenario, è esso stesso promozione dei diritti e incontro di questi diritti.